Tifosi nerazzurri, un saluto da Filippo Sartirana, benvenuti allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, sesta giornata del campionato Primavera 1 Inter-Hellas Verona. Una gara in cui i nerazzurri vogliono tornare al successo anche in campionato, vittoria che manca dalla trasferta di Bologna, poi la sconfitta casalinga con la Juve e il pari all'ultimo secondo proprio di Empoli. Sono arrivate però nel frattempo due vittorie importantissime in Europa contro Shakhtar Donetsk e Sheriff, però i nerazzurri vogliono ricominciare a correre anche in campionato. Arriva ora il fischio, comincia Inter Verona, prova subito il contrattacco il Verona, bella finta di corpo di Flacus che manda al bar Matias, Flacus punta Botis, Flacus in area di rigore, Flacus ce l'ha sul destro, pallone in mezzo per il tap-in, mancato clamorosamente da Florio. Redondi in verticale per Flacus, nuova lotta con Matias, Flacus in area di rigore, finta, va sul sinistro, Flacus calcio in porta, Botis, grande parata del portiere dell'Inter. Grassi, va al cross di prima, il pallone a rimorchio, ancora vicinissimo al vantaggio il Verona. Il rammarico di Florio che ha avuto ancora sul destro l'occasione di portare avanti il Verona. Coppola dietro da Kivila, col sinistro rinvia così così, fallaccio ai danni di Zanotti e arriva il cartellino rosso. Verona in 10, espulso Grassi. In verticale il pallone buono per Minnocci che scappa alle spalle di Carboni, Minnocci cross deviato, Flacus, il pallone appoggiato lì per Florio, Carboni chiude tutto ma diventa buono sulla destra, il tentativo con il destro scheggia la traversa al Verona con Colistra, ce la fa di fisico bene regolarmente Nunziatini, si lancia, pallone in mezzo tentato, la rimorchio, arriva Iliev, pallone che sfila, Fabian col sinistro alto di un soffio, il tentativo di Giovanni Fabian con un po' di confusione ma costruisce la prima occasione del secondo tempo l'Inter. Iliev prova ad accelerare, 1-2 con Abiuso, Iliev in area, Iliev ce l'ha sul sinistro, Iliev calcio in porta, Kivila il calcio d'angolo. Andersen prova ad avanzare il danese, tocco largo per Carboni, cross basso a cercare Abiuso, pallone che passa, Fabian controlla e manda ancora alto, terza occasione per Fabian sempre dal dischetto del rigore. Attacca pieno organico l'Inter, Andersen pensa al tiro, poi allarga per Zanotti, carpione un pallone non semplice, contro Bernardi, Peschetola ce l'ha sul sinistro, Peschetola calcio in porta a giro, Kivila rimpallo, Inter in vantaggio con Abiuso al minuto 72, gol un po' casuale ma l'importante è che sia entrato il pallone, 1-0 Abiuso. Bella giocata di Zanotti, appoggia per Peschetola che tenta il tiro a giro, Kivila coi pugni combina la frittata e la butta addosso ad Abiuso. Iliev prova a fare tutto da solo, c'è Fabian in mezzo che chiama il pallone, non trova modo di andare da lui, ora sì. Fabian con l'esterno ancora da Iliev, doppio passo c'è la sua sinistro, Iliev calcio in porta, magia di Nicola Iliev, 2-0 Inter, super gol del bulgaro, quasi in surplus, doppio passo sinistro e Kivila non può nulla, 2-0 Inter. Flacus parte in posizione regolare, Botis non deve intervenire perché Flacus spara altissimo. Peschetola in mezzo, prova il colpo di testa e arriva il gol del 3-0. Segna Andersen, primo gol nerazzurro di Silas Andersen che svetta tutto solo, tris Inter, la festa è completa. E infatti non c'è più tempo, finisce qui. Finisce 3-0 per l'Inter che batte il Verona con le reti di Abiuso, Iliev e Andersen.